Buonasera a Federico Sollazzo, filosofo e cofondatore del centro indipendente CRINO di filosofia, di ricerca in filosofia. Ci incontriamo dopo anche altre interviste, altre conversazioni sull'approccio, sulla tua via di lettura di Heidegger. Io vengo da una lettura che era di curiosità, non capivo 25 anni fa, dopo aver leggiucchiato qualcosa all'università, non capivo perché la maggior parte dei filosofi di sinistra in Italia fossero lettori di Heidegger, che mi sembrava controsenso rispetto al suo ingaggio con il nazismo. E poi ho cominciato a intendere qualcosa di queste distinzioni. E sul periodo, non il periodo, se lo è, non lo è. E allora, tra le cose che hai curato editorialmente, no? Il volume Transizioni con altri autori, il sottotitolo porta in movimento con, e il primo citato tra l'altro è Heidegger. Allora, com'è che, benché altre referenze vadano in tutt'altra direzione, apparentemente. E c'è questo interesse per Heidegger. In breve si potrebbe dire qual è il tuo Heidegger o la tua lettura di Heidegger che sta tra altri autori, anche non è, come dire, non mi pare che sei monoautore. Prego, Sì. Federico, buonasera ancora. Allora, innanzitutto buonasera Giancarlo, grazie per l'invito e grazie anche a Liberi.tv che ci ospita. E sì, la tua domanda io credo che possa trovare una risposta in una premessa che in effetti avevo intenzione di fare se ho il tempo e che riguarda proprio il modo in cui mi approccio ad Heidegger e che credo si sposi benissimo già con la domanda che mi hai fatto. E cioè il mio modo anche altri autori, ovviamente, perché come tu giustamente dicevi in precedenza, non c'è solo Heidegger tra gli autori che io preferisco. Ecco, il mio modo di leggerlo non è un modo basato sullo studio e la ricerca accademica, nonostante io per 15 anni abbia avuto un'esperienza accademica come lavoro sia in Italia che all'estero. È saltata la linea, è saltata la Heidegger linea, stesso mi ha influenzato. è saltata la linea per 30 secondi. Sì, da dove riprendo? Che non ti attieni più, diciamo, a un approccio accademico, non solo rispetto ad Heidegger. Sì. Poi la precisiamo, Dicevo. cerca, diciamo, il programma che hai in atto con Crino, ok? Perché poi. Esatto. Esatto. Sì, dicevo, non mi approccio ad Heidegger né ad altri autori, ovviamente, perché come dicevi giustamente te, non c'è solo Heidegger tra i miei preferiti, e già qui io credo che l'uso delle parole sia importante. Io dico tra i miei preferiti, non tra quelli sui quali sono specializzato. Ecco, questo tipo di approccio che ho nei confronti di Heidegger, io ritengo che sia stato anche influenzato da Heidegger stesso, nel senso che è un approccio non finalizzato allo studio e alla ricerca filologico-storiografica, come si fa nei dipartimenti universitari di oggi, ma è finalizzato al tentativo di essere fertilizzato da ciò che un autore dice. Perché dico che questo è un approccio heideggeriano? Perché in alcuni luoghi, tra i quali, ad esempio, la questione della tecnica, lo cito perché, come dicevi tu, in precedenza ho anche curato un'edizione italiana. In alcuni luoghi, Heidegger stesso parla della differenza che c'è tra precisione ed esattezza, ovvero quei termini che in greco antico andavano sotto il nome di orsotes, e aletheia, cioè disvelamento del senso. La precisione e l'esattezza che competono a quelle che noi oggi consideriamo essere le scienze esatte non vengono messe in questione perché dicono cose che possono essere sbagliate e quindi i risultati devono essere rivisti. No, la precisione e l'esattezza dicono cose che possiamo prendere come
precise, esatte, fino a che eventualmente qualche altro specialista non le smentisce, ma non è questo il punto. Ma in tutti i casi non dicono nulla, questo è il punto heideggeriano, non dicono nulla sul senso di ciò che stanno dicendo. Per questo Heidegger nella questione della tecnica dice che la fisica in quanto fisica non può dire nulla riguardo l'essenza della fisica. Ma se noi prendiamo seriamente questo percorso si applica allora anche al modo in cui incontriamo i filosofi stessi e in generale gli autori del mondo umanistico, perché allora un approccio che sia finalizzato soltanto alla ricerca filologica e storiografica, voglio smentire questo, però continuo a non dire niente sul senso dell'autore che abbiamo di fronte. Ne approfitto per dire che c'è un brevissimo video di pochi minuti che è caricato sul mio canale YouTube che si intitola proprio Esattezza e senso, nel quale cerco di fare il punto proprio su questo aspetto. Ecco, allora avvicinarsi, io credo che avvicinarsi ad Heidegger in senso filologico e storiografico sia già un po' invece allontanarsi da Heidegger che pone la questione della aletheia e del disvelamento del senso, ovviamente lui pone questa questione, come sappiamo, relativamente all'essere, al sein, ma noi su un'altra scala possiamo certamente applicare questa lettura anche all'opera di un autore che ci sta di fronte e quindi non andare alla ricerca della precisione filologica e storiografica, ma del senso di ciò che abbiamo di fronte. D'altra parte, continuo in questa premessa e poi arrivo alla domanda che mi hai posto, che credo che si inizi già a delineare la risposta. D'altra parte mi viene in mente che Heidegger, in quella raccolta di saggi che in italiano va sotto il titolo di In cammino verso il linguaggio, e nei quali prende in considerazione poeti come Hölderlin, che sappiamo essere il principale per lui, ma in questo caso anche in questi saggi anche Rilke e Trakl. Ecco, in questi saggi, nei quali prende in considerazione questi autori, questi poeti, non li prende in considerazione per spiegarli, per analizzarli, per farne un'analisi filologica e storiografica, ma per mettersi in ascolto e in dialogo. Lui stesso, in questi saggi, se andiamo a vedere l'edizione originale, differenzia tra Erläuterung e Erörterung. Erläuterung possiamo tradurla come spiegazione e commento, e ovviamente questo ricade nel versante dell'approccio che io qui ho chiamato filologico e storiografico, che è finalizzato a spiegare e commentare qualcosa, in questo caso ad esempio un autore. L'Erörterung invece lo possiamo tradurre come una discussione, come una discussione sull'ort, per questo io credo prenda questa parola Erörterung, perché contiene questa radice che è ort. Che cos'è ort? L'ort è il luogo eminente di qualcosa. Quindi l'Erörterung è una discussione relativa al luogo eminente di qualcosa, e allora è un dialogo sull'autore, e qui veniamo a quello che tentavo pochi minuti fa di dire con parole mie. Ovvero l'Erörterung è un dialogo con l'autore che non è finalizzato a discutere ciò che quell'autore ha detto. Se noi prendiamo un autore filologicamente e storiograficamente, non possiamo far altro che discutere di ciò che quell'autore ha detto. Ma l'Erörterung non è finalizzato a questo, ma è finalizzato a tendere verso quel luogo che quell'autore ha indicato. E non è importante poi analizzare cosa ha detto, è importante mettersi in ascolto del luogo che è stato indicato. Ma per fare questo serve un ascolto, io qui prendo le parole di Heidegger ovviamente, per fare questo serve un ascolto essenziale, cioè l'ascolto non di ciò che è stato detto, ma di ciò che è indicato nel dire. E io credo che sia questo il modo in cui Heidegger prende la parola Dichtung, che in italiano spesso è tradotta in maniera un po' lata e allargata come poesia e tutti i suoi derivati, poetico e così via. Ma io credo che il Dichtung in Heidegger non sia ovviamente poesia in senso stretto, ma sia tutta questa operazione del mettersi in ascolto del luogo essenziale
indicato da chi sta parlando, al di là delle sue parole. Evidentemente questo lo si può fare cercando appunto la letria e non l'orthotes, cioè la precisione del dire. Allora, una questione adesso. Nel momento, cioè, c'è questo approccio di Heidegger tale che sembrerebbe neutro rispetto ai suoi trascorsi con il nazismo e anche rispetto a quel che è uscito postumo. A partire dall'intervista, no? A Spiegel, che è uscita postuma, è stata tenuta lì per 10 anni, e ai quaderni neri. Cioè, com'è che questo metodo l'ha lasciato errare, se ancora vogliamo tenere separate le due questioni? Cioè, mi chiedo sempre, in qualsiasi teoria, no? Anche quelle che ho letto di più, Freud, Lacan e altri, no? Com'è che questa teoria li riguardava nella loro vita anche? Cioè, io vado a leggere Freud con la sua teoria, vado a leggere Lacan con la sua, come caso di vita. Io mi pongo sempre il caso di vita di ciascuno, filosofo, matematico. Anche là dove è molto lontana praticamente la cosa, cioè 16 anni di ospedale psichiatrico per Georg Cantor, nella sua teoria degli insiemi c'era qualcosa che rischiava di fargli incrociare quel destino che non. Ed è la stessa questione che mi pongo anche per Heidegger, se questo approccio è l'approccio o come dire è più interessante che trovi rispetto alla verità. Non avrebbe dovuto quasi immunizzarlo dall'adesione al nazismo, no? Non lo so. Allora, se per te va bene, finisco brevemente questa introduzione e poi rispondo alla domanda che facevo all'inizio e vengo a questa questione poi. Per concludere in due parole quella che avevo proposto come introduzione, come premessa, volevo dire che per questo Heidegger poi ha una sorta di ammirazione nei confronti di Hölderlin, perché ritiene e definisce Hölderlin il più ascoltante degli ascoltanti, quindi si riferisce al fatto che Hölderlin, a giudizio di Heidegger, cosa che per esempio per Heidegger non si ritrova in Rilke, è in grado di praticare questo ascolto essenziale che è l'ascolto dell'ort, cioè l'ascolto del luogo verso cui indica qualcosa e non semplicemente l'analisi di quel qualcosa. D'altra parte parliamo di un autore, Heidegger, che nel frontespizio della pubblicazione della sua opera Omnia, verso la quale inizialmente era molto scettico, ha voluto inserire quella mezza riga che dice vie non opere, esattamente ad indicare il fatto che ciò che è importante è il luogo verso cui le opere indicano, e quindi il fatto che possano essere delle vie per chi le percorre, e non il fatto che debba essere analizzata, dissezionata come in una sorta di autopsia l'opera in quanto tale. Per questo arrivo adesso alla risposta velocissima sulla prima domanda che mi facevi. Per questo, nel sottotitolo di Transizioni, ho indicato una lista di autori, tra cui c'è Heidegger, ma non solo, ovviamente. Beh, in realtà, da una parte, perché quello è un volume collettaneo, quindi ho inserito ovviamente anche autori di cui hanno trattato gli altri autori che sono presenti in quel volume, ma dall'altra parte, anche perché, nella mia lettura, Heidegger non è l'unico nel panorama culturale occidentale, che si estende anche al di là della filosofia, ovviamente, ad aver avuto una prospettiva come quella che qui in maniera elementare ho richiamato. Per questo ci sono altri autori, nella mia personale esperienza, per esempio, con tutti gli distinguo del caso, posso citare Pasolini e Bukowski, ci sono altri autori che hanno, e Nietzsche ovviamente, che hanno una prospettiva che,
ripeto, seppur con tutti i distinguo del caso, va in questa direzione che non è quella di oggi nell'università, dello studio e della ricerca. E peraltro questo già secondo me dice molto della situazione delle università di oggi, dove le discipline umanistiche per accreditarsi nell'università e nella società e nel mercato editoriale anche, adottano la metodologia delle cosiddette scienze esatte, ma così facendo passano sul versante dell'hors sotes, della precisione, dell'esattezza e dimenticano completamente tutta questa questione legata alla leteia, alla indicazione del luogo essenziale e così via. Oh, per venire a quello che tu dicevi, in maniera molto interessante riguardo, come si può conciliare e sposare questo tipo di prospettiva con, il suo ingaggio con il nazismo. Questo tema io non l'ho mai affrontato direttamente in una pubblicazione, forse in futuro lo farò, perché devo dire che il tema dell'ingaggio hegeliano con il nazismo mi sembra più un tema che sia finalizzato a fare scalpore e quindi a vendere giornali e libri più che a dire qualcosa, ecco, sull'Hort heideggeriano. Dunque, la domanda che tu facevi è molto precisa e peculiare, cioè come si può conciliare questa posizione che qui ho richiamato con il suo ingaggio nazista. Posso fornire un dettaglio? Sì. Aveva già rinunciato, diciamo, al rettorato. Nel 1936, Heidegger accompagna Hitler a Roma. Ed è proprio Roma, nel 1936, che tiene questa conferenza quasi inaugurale, no? Su Olderlin. Ecco, questa conferenza su Olderlin, l'ingresso era vietato agli ebrei. Per cui, come dire, coglie che Olderlin è in ascolto, e posso anche essere d'accordo, e nello stesso tempo però gli ebrei non possono ascoltare questo ascolto, c'è qualcosa che non va. Il 36 per altri lettori era il momento in cui si era staccato, diciamo, da un certo impianto del nazismo. Però già lì c'è questa questione ancora. Poi un dettaglio solo, è pur vero che Heidegger oggi per moltissimi è come si può chiamare, il pugilato. Se non sanno cosa fare, tirano una scazzottata sul pupazzo Heidegger e sono a posto. No, non si tratta di questo, si tratta di leggerlo e di digerirlo anche. E Certo, ciascuno. ma Prego. gli episodi nella sua vita ce ne sono in un senso e nell'altro e sono contraddittori perché da una parte ci sono episodi come quello che tu stesso adesso hai citato, dall'altra parte ci sono episodi che ci raccontano di come quando lui in qualità di rettore a Friburgo vietò un rogo di libri che gli studenti avevano già organizzato, o il fatto che avesse fatto delle lettere di raccomandazione a degli studenti ebrei per andare a studiare all'estero, ma di fatto era un modo per allontanarsi dalla Germania nazista. Quindi ci sono esempi che se li prendiamo se noi prendiamo semplicemente l'esempio X e Y in quanto tale, sono contraddittori e non riusciamo a darci conto di quale fosse la personalità e quali fossero le idee di una persona che oscillava tra esempi così distanti l'uno dall'altro. Io credo che una possibile spiegazione stia nel fatto che l'ingaggio heideggeriano con il nazismo è da leggersi non in termini politici, ma collocandolo all'interno di una questione enormemente più vasta e che è in una parola posso dire quella della metafisica occidentale. Sappiamo che per Heidegger, in una formula che ha fatto scalpore, che dice da Platone a Nietzsche, la filosofia occidentale non è stata altro che metafisica. Ora, per dire cos'è la metafisica, servirebbero ore. È un modo, sbagliato di intendere cosa sia l'essere, che divide tra soggetto e oggetto, dentro e fuori, anziché prendere in considerazione l'essere come la Richtung. Ecco, per il lettore heideggeriano questo dovrebbe essere un termine chiaro, come la radura dell'essere. E ecco, adesso lo dico in due parole, la metafisica, che è un modo sbagliato di relazionarsi
noi occidentali, da Platone a Nietzsche, con l'essere, all'interno di questo quadro di riferimento che per Heidegger riguarda tutta la filosofia occidentale, tant'è vero che la filosofia occidentale, appunto da Platone a Nietzsche, non è altro che metafisica per lui, all'interno di questo quadro di riferimento ovviamente era in speranzosa attesa che qualcosa potesse cambiare. Parliamo quindi di una persona, ancora prima che di un autore, di una persona che leggeva la realtà che lo circondava, anche da un punto di vista politico e sociale, non in termini politici e sociali, ma sotto questa lente teoretica. Adesso non voglio dire che sia giusto o sbagliata, dico che questa era la lente con la quale leggeva la realtà. Ora, una persona del genere, nel momento in cui è esposta all'arrivo di un movimento in grande stile, che si propone come un movimento di rinnovamento, evidentemente questa persona è esposta a credere che questo movimento possa finalmente cambiare le cose anche da un punto di vista teoretico. E quindi, in maniera ingenua, perché ripeto, parliamo di una persona che non si addentrava nelle cose sociali e politiche, ma che viveva la realtà su un altro livello, il livello teoretico, cosa che peraltro, avremmo una piccola parentesi, è tipica di tutti i grandi artisti, cioè quella di non vivere la realtà entrando nel dettaglio delle faccende politiche, ma viverla da un altrove. Ecco, tornando ad Heidegger, una persona del genere non può che essere esposta ad essere ingannata da un movimento che si proponga come una grande rinnovazione. C'è un video di Vattimo che si trova su YouTube. Io non so se poi sia diventato anche un testo, perché io l'ho conosciuto questo video un paio di anni fa sotto forma di video, all'epoca era solo video, che si intitola Il nazismo in Heidegger, che dice una cosa che apparentemente sembra provocatoria. Io invece credo che sia assolutamente coerente e lineare analizzando la personalità e il pensiero di Heidegger. Ovvero Vattimo dice che se a quel tempo in Germania ci fosse stato, anziché questo grande movimento nazionalsocialista, un grande movimento comunista, Heidegger avrebbe aderito al comunismo e avrebbe fatto più o meno gli stessi errori sociopolitici che ha fatto nei confronti del nazismo. Quindi qui ci troviamo di fronte appunto a una persona che ha aderito a un gigantesco movimento sociopolitico, a prescindere da cosa questo dicesse, perché si proponeva come un movimento di rinnovazione e lui aveva la. Una pausa. Aveva questa ingenuità, ovviamente, ma aveva anche, a quantomeno, la malizia, diciamo così, la scaltrezza, la lucidità di rendersi conto dopo poco che ovviamente le cose non stavano così. Tu dici sì, ma anche dopo il disingaggio è andato a fare questa conferenza, eccetera, eccetera. Verissimo, verissimo, ma dopo il disingaggio noi sappiamo ormai che lui era sotto controllo da parte della Gestapo e lui sapeva di esserlo. Addirittura i suoi incontri con la Arendt cercava di organizzarli in maniera clandestina proprio per questo. Sappiamo anche che le sue lezioni, una volta che si distaccò dal nazionalsocialismo, erano frequentate da agenti della Gestapo, i quali poi, dopo aver notato che non parlava di argomenti sociopolitici ma teoretici, non ci andarono più. Insomma, parliamo di una persona che era sotto pressione e sotto controllo da parte di quel regime e che evidentemente doveva anche avere dei comportamenti che non lo esponessero al pericolo di poter essere, non so, arrestato o qualcosa di simile. Quindi c'è anche da considerare questo aspetto pratico che può sembrare banale, insignificante, ma che credo non lo sia, ovvero pagare un tributo alla sopravvivenza e all'avere una vita accettabile all'interno di quello che era un regime dal quale lui si era pubblicamente sganciato. Peraltro questo chiama in causa anche la questione, forse ci stavi pensando anche tu, la questione di una mancata pubblica abiura di Heidegger nei confronti del nazionalsocialismo dopo che il nazionalsocialismo cadde completamente. Ecco, anche in questo caso io credo che dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare con un
pensatore che ha sempre pensato e vissuto su un livello teoretico che è altro dal livello sociopolitico. Attenzione, non che il livello teoretico non sia in grado di considerare il livello sociopolitico, ma lo considera attraverso le lenti della teoresi, che è tutta un'altra cosa rispetto ad una considerazione che sia direttamente politica. Infatti, c'è un carteggio risalente, se mi ricordo bene, alla seconda metà degli anni 40, verso la metà degli anni 40, tra Heidegger e Marcuse, che ora in italiano è contenuto nella raccolta intitolata Davanti al nazismo. Ecco, c'è un carteggio nel quale Marcuse chiede conto proprio di questo ad Heidegger, ed Heidegger risponde da una parte, come dicevo io, richiamando quelle necessità di sopravvivere all'interno di un regime, ma dall'altra parte, e questa è la risposta teoreticamente fondamentale, risponde anche in un modo che Marcuse lì per lì non capisce, non so se poi negli anni successivi abbia rivisto la sua posizione, ovvero risponde affermando l'equivalenza degli alleati con i nazisti. Marcuse lì per lì non capisce, dice come si possono paragonare gli alleati che hanno liberato l'Europa e messo fine ai lager, anche se quello di Auschwitz sappiamo è stato liberato in particolare dall'Armata Rossa, con i nazisti che invece hanno creato tutto questo. Ecco perché ancora una volta, questa è la mia risposta in questo caso, ovviamente perché Heidegger poi non rispose a questa ultima lettera di Marcuse, ancora una volta la risposta sta nel livello teoretico, ovvero l'equiparazione tra alleati e nazismo non è un'equiparazione che vige sul livello politico e sociale, perché politicamente uno vale l'altro. Come possono politicamente essere equivalenti se uno era un regime e l'altro era una democrazia? Ma tra parentesi dico anche che il Marcuse maturo dell'uomo ha una dimensione, individua gli elementi totalitari all'interno delle democrazie liberali prendendo come emblema di riferimento gli Stati Uniti, quindi lì io credo ci sia qualcosa di heideggeriano che lavora dentro Marcuse. Tornando ad Heidegger, l'equiparazione, ecco, non è sul livello sociopolitico, è sul livello metafisico. Metafisicamente sono la stessa cosa. E una pubblica abiura non è vero che non c'è mai stata, c'è stata e come, solo che c'è stata ovviamente in termini teoretici, che sono quelli che si addicono ad una persona, un pensatore che ha sempre vissuto su questo livello. La pubblica abiura, ad esempio, se ho la possibilità di leggere una decina di righe, la troviamo nell'ultima intervista. Però bisogna leggerla in termini metafisici, teoretici, no? Non andare alla ricerca di una dichiarazione sociopolitica. Nell'ultima intervista, infatti, Heidegger dice: "Non vedo la situazione dell'uomo nel mondo della tecnica planetaria come una sventura inestricabile ed inevitabile. Anzi, vedo che il compito del pensiero consiste proprio nell'aiutare, entro i propri limiti, l'uomo a entrare innanzitutto in un rapporto equilibrato con l'essenza della tecnica." Il nazionalsocialismo si era mosso in questa direzione. Quella gente era però troppo sprovveduta dal punto di vista del pensiero per guadagnare un rapporto veramente esplicito con ciò che oggi accade. Neppure gli americani ce l'hanno, non sono ancora, sono ancora impigliati in un pensiero che, in quanto pragmatismo, favorisce l'avanzamento delle operazioni e delle manipolazioni tecniche, ma al contempo sbarra il cammino verso la meditazione delle peculiarità della tecnica moderna. E d'altra parte, negli USA si notano qua e là tentativi di svincolarsi dal pensiero pragmatico positivo." E continua così, riferendosi poi in un'altra sede della stessa intervista anche al comunismo che ha questo stesso tipo di problematica. Eccola la abiura. Il nazionalsocialismo era troppo sprovveduto dal punto di vista filosofico per potersi far carico del compito che a parole diceva che voleva portare avanti. E questa sprovvedutezza filosofica la condivide con gli Stati Uniti e con l'Unione Sovietica. Questa a me sembra una abiura potente, l'unica che un teoreta possa fare in termini evidentemente teoretici nei confronti di un'organizzazione politica. Sì, penso che Federico possiamo concludere qui. È chiaro che avrei tante altre domande, le abbiamo fatto
la mezz'ora, diciamo, che Va bene. auspico. E nel caso più avanti prenderemo spunto per altri incontri. È vero che, come dire, non è in un'intervista che noi possiamo affrontare la complessità di questa questione. Io ti ringrazio moltissimo, ti Grazie ringrazio anche a te. da parte di Liberi TV che ci ospita e ti do l'appuntamento ad altri incontri. Io stesso seguo alcune delle cose che tu fai. Grazie ancora, allora, Con Filippo. piacere, grazie ancora, arrivederci.